Benvenuti ancora al videogiornale. Alla provincia di Agrigento, quindi conferenza di presentazione degli interventi finanziati dalla regione nella cosiddetta area interna SICAI. Vediamo. Una vasta area della nostra provincia che viene oggi presa in considerazione da questo progetto. È un progetto particolare che nasce dalla programmazione comunitaria 2014-2020 e ha toccato l'asse, il filone dell'accessibilità. Sapete che si tratta di quattro lotti funzionali che interessano tutta l'area della cosiddetta montagna, quattro lotti funzionali ma che ricoprono all'incirca, prendono in considerazione più di 10 strade provinciali e quindi collegamenti con la viabilità statale e che mettono in contatto quindi numerose zone del nostro territorio che da anni, ahimè, per le carenze delle risorse finanziarie che si sono registrate, non venivano prese in considerazione e attenzionate adeguatamente. Quindi abbiamo un abbattimento delle barriere tra i comuni e comuni ed ecco per questo nell'ottica dell'accessibilità di tutti i territori per venire incontro alle varie comunità. Oggi si firmano due importanti provvedimenti. Uno è quello della firma dell'APQ, l'accordo di programma quadro che ha interessato e già hanno firmato tutti i dipartimenti regionali. Ora firmerò io come sindaco capofila delle aree interne, come comune capofila delle aree interne, e poi firmeranno i capi dipartimento dei ministeri interessati. Dopo di ciò si partirà con l'emanazione dei decreti di finanziamento e quindi con la spesa dei 40 milioni di euro che sono stati destinati alla nostra area interna. E accanto a questo oggi firmeremo con un accordo con il Libero Consorzio, dove l'area interna sostanzialmente darà al Libero Consorzio il via per i 14 milioni di euro per la Bivona Borgo Bonsignore. Siamo tra le prime aree interne, anche se siamo partite dopo, se siamo fi state finanziate dopo, siamo tra le prime aree interne in termini di progetti esecutivi e quindi quando avverrà la firma definitiva dei dipartimenti dei ministeri si partirà con le gare d'appalto. Sono risorse per 40 milioni di euro che daranno respiro, daranno finalmente il via al grande lavoro che abbiamo fatto con i sindaci, che ringrazio, con le istituzioni scolastiche, con il Galsicani, con l'ASPI d'Agrigento e con il Libero Consorzio. Un lavoro sinergico che ha portato un'elaborazione di una strategia complessiva che riguarda tanti aspetti, dalla viabilità al risparmio energetico, al turismo, ai beni culturali e tanto altro.